Il 25 agosto del 1941 Etty Hillesum scrive nel suo diario: «Suppongo che ci siano persone che pregano con gli occhi rivolti al cielo. Esse cercano Dio al di fuori di se stesse. Ce ne sono altre che chinano il capo e lo nascondono nelle loro mani. Penso che queste ultime cercano Dio dentro di sé». Questa riflessione che Etty Hillesum ci ha detto le viene proprio come una intuizione durante quella ora di pace di cui lei parla, cioè quell'ora di meditazione che poi mano a mano si trasforma in preghiera. E lei pensa che appunto ogni uomo cerca Dio, e ce lo fa capire dal modo, dalla gestualità, dalla postura con cui noi preghiamo. E quindi ci dice: chi rivolge le mani al cielo, gli occhi al cielo, cerca Dio fuori di sé. Invece ci sono quelle persone che nascondono, che chinano il capo e cercano Dio dentro di sé. Questa è una grande scoperta che Etty Hillesum fa, perché lei a un certo punto inizia a scoprire, a sentire dentro di sé quella sensazione di avere Dio dentro se stessa, così come lei stessa scrive nel suo diario: ho a volte la sensazione di avere Dio dentro di me, di avere Dio presente nella mia vita. La sensazione più che la certezza, perché vedete, noi molte volte diciamo: no, ma io sono certo che Dio è dentro di me. Invece dire ho la sensazione mi porta appunto a cercare Dio ogni giorno, perché Dio non lo si cerca una volta sola e non lo si trova una volta sola, ma tutte le volte che io ho la sensazione di incontrarlo, la mia ricerca di Lui riparte ancora di nuovo, perché questa è la logica dell'amore. Questa è per esempio l'esperienza che ha fatto anche un grande santo che ha vissuto anche il suo tempo di Quaresima, e che per esempio è Agostino di Ipona. Leggete, l'ho detto più di una volta, le confessioni, non solo come un testo classico, ma soprattutto come un testo di meditazione, un testo spirituale e un testo di preghiera. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!